In questo esercizio c'è una cisterna con un liquido ideale, per esempio l'acqua. A 6 metri, sotto la superficie del liquido c'è un piccolo foro da cui fuoriesce il liquido. Due domande: velocità di uscita del liquido nell'ipotesi che la sezione del foro sia trascurabile, e la stessa domanda nell'ipotesi che invece sia un centesimo della superficie del liquido, cioè la sezione del foro sia un centesimo della sezione della cisterna. Vediamo lo svolgimento nel caso generale in cui la sezione del foro non sia trascurabile. Poi, quindi partiamo dalla seconda domanda, poi ricaveremo la prima domanda come caso particolare della seconda, trascurando la sezione del foro. Cominciamo dall'equazione di Bernoulli. I tre termini di densità di energia uguali sia sulla superficie del liquido che all'altezza del foro. In particolare le pressioni P1 e P2, le pressioni esterne, sono la pressione atmosferica e ancora la pressione atmosferica, quindi si semplificano essendo la stessa pressione. Poi abbiamo i due termini gravitazionali legati all'altezza, ρ GH1, ρ GH2, dove ho preso come livello di riferimento H uguale a 0 il fondo della cisterna, quindi H1 è fino alla superficie libera e H2 è fino al foro. E poi ci sono i due termini cinetici, che contengono le due velocità di spostamento del liquido, quindi questo livello che si abbassa con una velocità V1 e il liquido qua che sfugge dal foro con una velocità V2, che già sappiamo che sarà e ci aspettiamo che sarà maggiore di V1. Vediamo quindi che l'equazione di Bernoulli ci fornisce un'equazione, appunto, ma le incognite sono due. L'incognita vera e propria del nostro problema è V2, ma anche l'altra velocità, la velocità di abbassamento del liquido, è incognita. Allora dobbiamo ricorrere all'altra equazione, l'equazione di continuità, che pure è una relazione fra le due velocità, V1 e V2. E ricordiamo come si ricavava l'equazione di continuità: prendiamo un tempo dt, infinitesimale, e la quantità di acqua, di liquido che scende e si sposta verso il basso qua, è uguale alla quantità di liquido che esce dal foro, quindi la stessa portata in volume. Prima l'ho scritta come portata in massa e qui la scrivo come portata in volume. Infatti la quantità infinitesimale è data dalla densità per il volume, dove la densità del liquido è la stessa sia in posizione 1 che in posizione 2, perché il liquido ideale è incomprimibile. E i due volumi infinitesimali sono il volume di questo cilindro di sezione S1 e di spessore V1 dt, che sarebbe il livello di, cioè la quantità di discesa, cioè in pratica lo spazio percorso dal livello superiore in un tempo dt, cioè di quanto scende questo livello in un dt. V1 dt è lo spazio percorso, quindi il volume che scende a sinistra in alto qua è il prodotto di questo V1 dt, la discesa, per la sezione della cisterna. Allo stesso modo, la quantità di volume, cioè il volume d'acqua che esce di qua dal foro, è il prodotto, è sempre quel volume di un cilindro d'acqua che ha sezione S2 e percorre l'acqua percorre un tratto V2 dt, che è quindi l'altezza di questo cilindro d'acqua che sfugge. Perciò l'equazione di continuità è prodotto sezione per velocità rimane costante nelle due posizioni. Affianchiamo dunque questa seconda equazione alla prima di Bernoulli. Ricaviamo per esempio V1 dall'equazione di continuità in funzione di V2 e per semplicità pongo il rapporto S1 su S2 pari a R, cioè il rapporto tra le sezioni, con R maggiore, qui ho scritto di 0, ma volevo scrivere maggiore di 1. Maggiore di 1 perché la sezione della cisterna è maggiore della sezione del foro, S1 maggiore di S2. Dunque vado a sostituire al posto di V1 V2 su R e tolgo P1 e P2, abbiamo visto prima che sono la pressione atmosferica, tolgo anche tutte le densità perché sono uguali in tutti i punti del liquido. Si ottiene così questo termine 1 mezzo rho, dopo rho l'ho tolto di nuovo, per V1 al quadrato, cioè V2 al quadrato su R2, più quest'altro termine ρ GH1 meno ρ GH2, questo che va a sinistra. E la differenza H1 meno H2 è la profondità, perché questo era il livello più alto, la superficie libera del liquido, e questa era la posizione del foro. Quindi la differenza è la profondità rispetto alla superficie libera dell'acqua.
A destra lascio un mezzo rovudo al quadrato, tolgo le densità, raddoppio, moltiplico per 2 tutte le equazioni, quindi 2gh, eccolo, questo termine qui, mentre a destra mi rimane v al quadrato meno v al quadrato su r2, cioè quest'altro termine che ho portato a destra. Raccolgo v2 al quadrato e lo ricavo ottenendo 2gh per questa frazione. A questo punto vado a sostituire i valori numerici, estraggo la radice quadrata per trovare V2 e al posto di H metto la profondità 6 metri, al posto di R metto 100 perché il testo diceva che il rapporto tra le due superfici era pari a 100, tra le due sezioni, cioè la sezione della cisterna era 100 volte la sezione del foro. Quindi questo calcolo diventa 100, la radice di 10.000 meno 1 e 2gh. Sotto radice, alla fine il risultato verrà metri al secondo, precisamente 10,8 metri al secondo. Vediamo l'unità di misura, questo fattore è senza unità di misura. Sotto radice invece abbiamo g metri al secondo quadrato per i metri della profondità, quindi esce dalla radice metri al secondo. Abbiamo quindi risposto alla seconda domanda, la velocità di uscita dell'acqua dal foro nell'ipotesi che le sezioni siano nel rapporto 100 a 1. L'acqua esce con questa velocità. Vediamo adesso che succede se questo rapporto va all'infinito, che significa che la sezione della cisterna è infinitamente più grande di quella del foro, cioè che la sezione del foro è praticamente nulla, o almeno lo è rispetto a quella della cisterna, cioè una sezione del foro trascurabile. Allora, questo rapporto tende a 1, perché con un rapporto enormemente grande, il meno 1 non ha nessuna importanza, quindi al denominatore abbiamo dentro la radice r al quadrato meno 1 come se fosse r al quadrato che si semplifica con r sopra. Quindi questo rapporto, questa frazione tende a 1 e la velocità tende a 2gh, quindi 10,8 metri al secondo. In pratica non c'è nessuna differenza tra la prima e la seconda domanda di questo problema, perché anche con un rapporto 100 a 1 la velocità viene la stessa. Infatti, se andiamo a calcolare il valore di questa frazione con r uguale 100, qui ho fatto il calcolo, questo valore è appena superiore a 1 e quindi in pratica è così poco superiore a 1 che la velocità calcolata tenendo conto di questo fattore oppure approssimando questo fattore a 1, questa frazione a 1, la velocità ottenuta praticamente è sempre la stessa e è 10,8 metri al secondo. Nel caso in cui si possa trascurare la sezione del foro, quindi un foro infinitamente piccolo, il problema si può risolvere anche soltanto con un'equazione sola, quella di Bernoulli, senza affiancarle all'equazione di continuità. Questo perché se il foro è molto piccolo, la portata sia in massa che in volume, la portata dell'acqua che esce dal foro è trascurabile. Cioè ogni secondo esce una quantità d'acqua in massa o in volume che è molto piccola e questo vuol dire che anche la velocità con cui si abbassa il livello del liquido nella cisterna è molto piccola, una velocità trascurabile. Quindi in pratica possiamo porre V1 circa uguale a 0. E perciò nell'equazione di Bernoulli possiamo togliere questo termine. Ma allora l'equazione di Bernoulli a questo punto presenta una sola incognita, che è V2. L'altra incognita era V1, ma abbiamo detto che la velocità con cui si abbassa il liquido nella cisterna è trascurabile. Quindi non c'è più bisogno di una seconda equazione, l'equazione di continuità, per appunto aggiungere un'altra equazione in quanto avevamo due incognite, in quanto adesso l'incognita è una sola, quindi non c'è bisogno di una seconda equazione. E si può risolvere direttamente l'equazione di Bernoulli. Si ricava V2 e estraendo la radice quadrata risulta 2gh, quindi è esattamente la stessa soluzione di prima, generale. Con questa frazione posta uguale a 1. Infatti, come avevamo visto prima, quando il rapporto tra le sezioni diventa molto grande, tende al limite all'infinito, questa frazione tende a 1 e quindi ritroviamo la soluzione approssimativa appena calcolata, cioè V2 uguale radice di 2gh, che rappresenta, come abbiamo visto, anche cioè un'ottima approssimazione anche nel caso in cui R non sia infinito, ma fosse per esempio 100.